Se proviamo ad immedesimarci nel Vangelo di oggi, al posto di quel pastore sicuramente non sarebbe stato assolutamente un dramma perdere una pecora, se comunque ce ne sono altre 99 nel gregge. Provando a calare la parabola nei giorni nostri, spesso quando perdiamo qualcosa di non indispensabile, non ci facciamo prendere dalla negatività, ma guardiamo oltre ciò che abbiamo perduto, anche nelle relazioni con chi ci sta accanto. Il brano invece ci offre una nuova prospettiva, e cioè ci fa capire quanto sia importante, non vivere la superficialità, ma saper trovare. Il Vangelo di oggi, carissimi, ci mette in cammino di ricerca verso ciò che perdiamo e ciò che non reputiamo, abbastanza importante. È questo lo stile di Dio al quale anche noi, dobbiamo confermare la nostra vita. Gesù è colui che attraverso il mistero dell'incarnazione è colui che è venuto a prenderci perché non rimanessimo in uno stato di perdizione. Per tutti Dio è venuto a salvarci e allo stesso modo tutti siamo chiamati a sentirci un po' responsabili di non lasciare nulla perso, ma di saperci riconciliare con i nostri fratelli e le nostre sorelle per costruire il regno dei cieli già nell'oggi che viviamo. Buona giornata a tutti.